Bene, iniziamo. Nome? Mattia, Beretta. Chiara, Annoni. Quanti anni hai? 29. 35. Stato civile? Sposata. Hai figli? Ho una figlia di quasi 2 anni. Dove sei? Berlino, Germania. Lavoro al campus dell'University of California, Berkeley. Di cosa ti occupi? Fisica del neutrino tramite la ricerca del decadimento doppio beta senza emissione di neutrini. Farmacovigilanza, un'azienda globale. Allora, ti chiedo una cosa impossibile, un minuto per dire cos'è un decadimento doppio beta. È un decadimento, quindi un nucleo che si trasforma in un altro emettendo qualcosa. È un doppio beta, quindi sono due decadimenti contemporanei, ed è interessante dal lato della fisica del neutrino, perché se il neutrino ha sia materia che antimateria, se ha entrambe le cose, io non vedo nello stato finale del decadimento due neutrini emessi, vedo solo due elettroni. Mentre se tutto funziona come dovrebbe vedere, due elettroni e due neutrini. I neutrini sono impossibili da misurare. Tramite la misura dei due elettroni, se riesco a dimostrare che non esistono due neutrini perché esiste un effetto, io ho dimostrato, vedendo quel decadimento doppio beta senza neutrini, che i neutrini hanno quella doppia natura al loro interno. È un caso particolare, che è un caso particolare che è il decadimento doppio beta di un evento più raro di altri, che è il decadimento beta. Un caso raro di un caso raro di un caso raro. Ci racconti meglio il tuo lavoro? La serie di discipline che è volta comunque alla individuazione, collezione, monitoraggio, valutazione degli effetti avversi relativi all'uso dei farmaci. È una vigilanza quando il farmaco è già in commercio. Entrambi i processi per i farmaci ancora in sviluppo, e ovviamente i dati che riceviamo sono solo quelli dagli studi clinici. Mentre per i farmaci in commercio si ha un ampio pool di segnalazioni che possono venire da tutte le parti. I farmaci sono vigilati, ce lo puoi confermare? Assolutamente sì, ci sono delle regole veramente strette e le autorità sanitarie vengono spesso a farci delle ispezioni, dobbiamo riportare soprattutto gli effetti collaterali pesanti, causano ad esempio l'ospitalizzazione di un paziente entro 15 giorni, se non addirittura 20 fatali, che devono essere riportati entro 7 giorni. Quando voi studiate questi casi, poi la tua competenza è a raccoglierli o nello studiarli? Sì, è un processo estremamente lungo e io mi occupo di quality control, quindi il controllo della qualità, insomma, di decidere le regole, come si inseriscono i casi nel database, quali informazioni sono importanti, quali meno, che la qualità a livello medico sia garantita, tutti i dettagli siano chiaramente riportati e i dati vengano riportati alle autorità sanitarie entro le tempistiche necessarie. Ti sei imbattuta in situazioni in cui poi avete dovuto intervenire, qualche farmaco ritirato? Non ritirato, ma sicuramente abbiamo modificato il foglietto illustrativo in seguito a dei casi seri di danni a livello del fegato. Importante visualizzare proprio tramite queste segnalazioni ed essere in grado di agire preventivamente, anche riuscire a dare assistenza a quei pazienti che avevano già subito un danno. Il tuo ufficio, come è fatto? Scrivanie, laboratori? Parlacene un po'. A partire dall'anno scorso ho cambiato ambiente, mi sono spostata dal Giappone alla Germania. Il mio è proprio un lavoro d'ufficio, grandi schermi per poter vedere in parallelo. Praticamente a causa del Covid lavoro da casa, quindi ho la mia scrivania super attrezzata. Normalmente dovrei lavorare in ufficio ed è la sede centrale della mia azienda, che è qui a Berlino. La vita ormai del ricercatore in fisica è divisa tra l'analisi e il lavoro sperimentale. Col Covid l'analisi è diventata al 100% il nostro lavoro per la chiusura dei laboratori. Con i nostri uffici, dove facciamo lavoro di analisi e lavoro di gruppo, e abbiamo i nostri laboratori all'università, che è un laboratorio piccolo dove facciamo sviluppo di prototipi di rivelatore. Il lavoro invece più grosso è quello fatto giù al Gran Sasso, un laboratorio sotterraneo enorme, più grandi del mondo per volume e facilità d'accesso. La nostra collaborazione, che sono più istituzioni che lavorano tutti assieme per questo unico scopo, a turno si va e si fanno i propri turni di supporto del rivelatore, di controllo, anche di controllo remoto da casa, per una persona a ciclo continuo che controlli che il rivelatore funzioni, che non abbia dei problemi. Quindi sì, è una vita divisa tra il banco di lavoro per un prototipo, l'analisi dati, l'assistenza all'esperimento, e stare parametri di fisica dei dati sperimentali, per mettere un limite sul tempo di vita medio del decadimento doppio beta. Adesso prova a tornare indietro e vediamo se ti ricordi il momento in cui hai intuito che questa poteva essere la tua strada. Il primo momento in cui ho capito che la fisica era importante stato alle superiori, quando i professori fanno i discorsi su cosa dovete scegliere per l'università, e mi aveva colpito molto una frase della mia prof di latino, quindi non delle materie scientifiche, che aveva detto: non cercate ciò che vi piace, ma ciò senza il quale non riuscite a stare. Una cosa che aveva senso quando, nella preparazione dell'esame di maturità, mi accorgevo di aspettare il giorno in cui mi ero messo nel programma di studiare fisica, e quel giorno lì ci stavo su più di quanto mi sarebbe servito. Per la scelta del campo specifico invece è stato un lavoro durante tutti i 5 anni di studio. Ho percorso il mio periodo di dottorato a Kyoto,
Newton, 10 anni fa ormai stiamo parlando, e fondamentalmente c'è la possibilità di creare diverse strutture con il DNA come si desidera. La tecnologia era agli inizi allora e la si studiava con l'AFM, che è un microscopio a forza atomica. Ambito scientifico era una grande scoperta, si prevedevano un sacco di possibili utilizzi, e io nel mio laboratorio mi occupavo esattamente di questo, quindi di creare nuove strutture ogni volta e guardarle questo microscopio atomico, quindi potevi vedere la singola molecola di DNA al microscopio atomico. Cosa di super eccitante, immagino, ma personalmente invece mi annoiavo a morte. Aspetta un attimo, mi devo fermare e devo capire se questa è la mia strada, perché insomma le mie decisioni prese, e avere anche il coraggio insomma di dire no, questa non è la mia strada, forse devo provare qualcos'altro. Così mi sono lanciata nel mondo dell'industria. Qual è stato il tuo percorso di studi? Come autorità scientifica, poi ho fatto la laurea triennale in fisica con l'Università di Milano di Bicocca. Alla fine un indirizzo più legato alla rivelatoristica, in generale all'analisi dati al lato sperimentale. Poi ho sempre lì in Milano di Bicocca affrontato la magistrale su fisica sperimentale, rivelatori di radiazioni, decadimento doppio beta, su cui poi ho fatto diversi corsi teorici e pratici, e poi ho fatto la tesi magistrale su uno sviluppo di uno scintillatore per questo scopo, di un detector. Dopo quello, sempre in Milano Bicocca, ho partecipato al concorso, ho preso un posto per dottorato di ricerca, ho fatto 3 anni di dottorato occupandomi del proseguo della mia tesi magistrale, quindi sviluppo di uno scintillatore per doppio beta e collaborazione con alcuni esperimenti già in corsa per la misura del doppio beta. Finito il percorso di 3 anni di dottorato, che ho finito a inizio 2020, ho fatto un colloquio per il postdoc all'Università di Berkeley e ho cominciato, e sono 2 anni che lavoro lì adesso. Sono di ritorno in Italia in questo periodo perché abbiamo un progetto attivo uniti nel lavoro con l'Università di Bicocca, quindi sono tornato anche per fare da ufficiale di collegamento in questo periodo in cui stiamo prendendo delle decisioni per un esperimento futuro. Quindi, visto che gli americani purtroppo per la pandemia non possono viaggiare, hanno mandato l'italiano di liceo scientifico a Paolo Frisi a Monza. Poi invece ho intrapreso gli studi in chimica del farmaco all'Università di Milano, e in realtà dopo la laurea ho anche iniziato il dottorato a Milano. Poi però ho avuto l'opportunità di studiare per un periodo di 9 mesi all'estero, in particolare a Kyoto, ma in realtà poi non sono più tornata indietro. Ho concluso il mio dottorato lì a Kyoto e da lì sono rimasta nei successivi 10 anni. E Brugherio, c'è ancora qualche legame con questa città? I miei parenti, i miei genitori in particolare vivono ancora a Brugherio. Mia mamma è nata a Brugherio, nell'edificio stesso in cui adesso c'è la biblioteca. Un legame speciale. Certo. E tornerò, spero anche, insomma, Covid permettendo, di riuscire a tornare quest'anno, essendo anche più vicina adesso, spero di tornare Brugherio, più di frequente. Anche sono cresciuto parlando con i miei amici a Brugherio, e quelle discussioni che hanno spinto a ragionare su cosa avresti voluto fare, quindi il clima di Brugherio in generale lo porto dentro perché ci ho vissuto tutta la vita. Alla fine sono fondamentalmente 2 anni circa che non sono più in sede, oserei dire. Ho vissuto tanti aspetti di Brugherio, a partire dall'oratorio, quel volontariato in Croce Rossa per alcuni anni, esperienze che ti caratterizzano come persona. È anche sempre bello tornare nella città in cui sei cresciuto, dove conoscono le vie a memoria, dove ogni pezzettino piccolo ti racconta una storia. Com'è il percorso di questi giovani? Te come giovane che hai fatto questa strada, insomma? Sicuramente non è un percorso lineare né semplice. Ho fatto di tante piccole decisioni, uscire in qualche modo dalla propria comfort zone. Quella è una cosa che ho dovuto fare tante, tante volte. La maggior parte delle decisioni che ho preso alla fine sono state prese d'impulso. Non me ne sono mai pentita, onestamente. È una sfida. È controbilanciata dalle esperienze fatto, non sfidarmi, provare nuove soluzioni a nuovi problemi e affrontare un ambiente di lavoro nuovo, che è una sfida che sapevo già sarebbe stata stimolante, ma provarla con mano ha portato molto più di quanto mi aspettassi. Mi ha obbligato a uscire fuori dagli schemi che conoscevo e a inventarne di nuovi per collaborare con persone con cui non avevo mai collaborato prima. Anche riuscire a far ripartire dopo tutto il blocco il laboratorio è stata un'esperienza molto molto entusiasmante, molto divertente. Dal lato negativo c'è la distanza, l'impossibilità di muoversi, che però sono legate al periodo, e poi sì, come dicevo, di stabilità, di non sapere cosa farai dopo 2 o 3 anni. Purtroppo la croce che tutti i ricercatori si sono portati sulle spalle all'inizio della loro carriera, perché sappiamo che i fondi sono pochi, che c'è difficoltà nell'accedere al mondo accademico, quindi bisogna giocare bene le proprie carte negli anni di postdoc iniziali, cercare di trovare le relazioni giuste per poi riuscire ad accedere a una borsa o a una particolare posizione. Cosa vorresti dire ai giovani che vogliono dedicarsi alla ricerca? Sarei forse un po' cinico dirgli che
deve pensarci bene, perché è una strada che richiede tutto. A partire dal dottorato sono 3 anni veramente intensi, dove bisogna correre dal momento 1 al momento finale. Non si può farlo al 50%, purtroppo, bisogna farlo al 100%. Non è un lavoro che si può accendere e spegnere, per quanto meno quanto la vedo io e come vedo i miei colleghi, sì, sia ricercatori dentro e fuori. Quindi dopo questa cosa cinica direi proprio che è una strada estremamente stimolante. Se si sceglie di fare questa strada si investe tanto, ma il ritorno è tanto a livello di professionalità, di comprensione del mondo in cui viviamo, che è molto grande, di capacità poi di diversificare il proprio approccio, diversi aspetti. Si impara a risolvere tanti problemi e ci si diverte nel farlo. Ha anche delle grandissime soddisfazioni andando avanti quando si escono a pubblicare. Ricordo ancora la pubblicazione del primo articolo, quando si riesce a fare la prima presentazione, sono grandissime soddisfazioni, però sono sul lungo periodo, quindi bisogna scegliere di farlo. Poi consiglierei a chiunque di pensare nel proprio percorso a un qualunque momento, quando si sente di fare un'esperienza fuori. Può non essere all'estero, può essere in Italia, ma in un posto diverso da quello in cui si è studiato. Cambia veramente la visione del mondo che vuole. Chiaro, ognuno parte con delle proprie idee, con dei propri desideri e di quello che sarà il proprio futuro, ma molte volte la realtà è diversa da quanto ci si aspetta, ma non necessariamente peggiore o migliore. Di mettersi in gioco anche quando è il momento di prendere decisioni difficili, ma avere soprattutto fiducia in se stessi e di tentare. Nella realtà globale di oggi non ci sono veramente dei limiti fisici a quello che possiamo fare. Io ne sono un esempio, perché sono partita senza conoscere un minimo di giapponese. Non avrei mai pensato che da lì a pochi anni avrei lavorato in un'azienda farmaceutica e sarei stata capace di leggere, insomma, il giapponese scritto a mano. Quante lingue parli adesso? Diciamo bene 3. La quarta è in costruzione. Il tedesco. Esatto. Sto anche cercando di imparare coreano, semplicemente perché mi piace. Non c'è alcuna attinenza lavorativa. E K-pop, confessalo. Che tiro. Buongiorno, oggi volevo parlarvi della farmacovigilanza, la mia disciplina. L'etimologia del termine deriva dal greco farmacon e dal latino vigilantia. Per farmacovigilanza o PV si intende tutto quell'insieme di discipline volta all'identificazione, la collezione, la valutazione e il monitoraggio degli effetti avversi correlati alla assunzione di farmaci. Eventi avversi sono tutti quegli effetti indesiderati e potenzialmente dannosi che possono avvenire in seguito all'assunzione di un medicinale. Quindi può andare dal semplice rash cutaneo, un mal di pancia, qualcosa di più serio che può causare l'ospitalizzazione di un paziente, oppure si può avere un soggetto che prende un determinato farmaco, si mette alla guida e ha un incidente stradale. E non è detto che tutti gli eventi avversi abbiano una relazione causale con il farmaco stesso, ma questa è una determinazione che facciamo noi che lavoriamo in PV. L'azienda farmaceutica riceve numerosissime segnalazioni sulla sicurezza dei farmaci da differenti fonti, quindi poi inviate a PV, dove gli esperti del settore si occuperanno di catalogare e inserire tutti i dati nel safety database e di valutarne la serietà, la prevedibilità in base al meccanismo d'azione del farmaco e la reazione causale con il farmaco stesso. Queste informazioni vengono poi processate e inviate alle autorità sanitarie e il monitoraggio rimane costante qualora un'azione o restrittiva sia necessaria nei confronti di un farmaco, che può andare dalla modifica del foglietto illustrativo oppure addirittura, al caso peggiore, il ritiro dal mercato. Volevo concludere con un aneddoto. Lavorare in PV in Giappone per un'azienda farmaceutica giapponese, e non so se avete presente come scrivano male i medici in generale. Ecco, pensate di dover processare ogni giorno pagine e pagine di documenti scritti a mano in ideogrammi giapponesi dai medici giapponesi. Per i giapponesi stessi questa è una tortura, e c'è addirittura una parola per definire questo tipo di scrittura, che è mimizumoji, vale a dire dei caratteri a forma di vermicello. Una volta imparata a leggere mimizumoji, vi assicuro che sarete capaci di leggere qualunque cosa. Grazie, arrivederci. Studiare i neutrini cercando un decadimento raro. Perché i neutrini? Perché i neutrini sono particelle fondamentali ma misteriose. Sappiamo che sono alla base di come descriviamo il mondo, ma non conosciamo tutti i modi in cui interagiscono e non sappiamo nemmeno se sono materia o antimateria. Particelle elitarie, benché siano le più diffuse nell'universo, sono difficilissime da fare interagire, quindi misurarle è una sfida tecnica, scientifica di altissimo livello, che è molto stimolante per chiunque affronti il campo della fisica delle particelle. Perché studiarli tramite un decadimento? E perché, come nel mio caso, studiarli cercando un decadimento doppio beta senza emissione di neutrini?
neutrini. Questo processo può avvenire solo ed esclusivamente se il neutrino è sia materia che antimateria, perché teoricamente un decadimento doppio beta prevede l'emissione di due neutrini. Se è vero che il neutrino è sia materia che antimateria, questi due neutrini possono annichilirsi l'uno con l'altro e quindi non li vedrò alla fine del processo, ma non vederli è una prova del fatto che esiste questa doppia natura. Ho detto poi che questo è un decadimento raro, ma raro cosa significa? Significa che se ho una tonnellata di materiale che potrebbe subire questo decadimento, questo processo, ci si aspetta meno di 10 eventi l'anno per questo tipo di fenomeno. 10 capelli umani mettono almeno 5 eventi radioattivi l'anno, quindi è necessario curare molti materiali ed esperimenti per evitare che elementi esterni mascherino il segnale che sto cercando. Come facciamo io e i miei colleghi? Noi abbiamo scelto la strategia di utilizzare termometri per particelle, quindi rivelatori che misura una particella quando essa innalza la loro temperatura di pochissimo, costruiti con materiali estremamente puri per minimizzare le contaminazioni radioattive. Ma stiamo sviluppando un altro tipo di rivelatore a cui si vuole dare degli occhi in grado di distinguere i tipi di particella per scegliere esclusivamente solo quelle particelle legate al decadimento che vogliamo scegliere. Questi esperimenti, insieme ad altri che cercano lo stesso tipo di fenomeno, sono localizzati qua in Italia, nel laboratorio del Gran Sasso in Abruzzo, sottoterra, perché è necessario avere uno scudo di roccia che impedisca ai raggi cosmici di interagire col rivelatore e mascherare il segnale rarissimo che stiamo cercando. Ciao Mattia, veramente interessante lezione la tua, grazie. Osservato questo fenomeno, il decadimento dei neutrini al microscopio, quale sarebbe poi l'applicazione pratica o quel passo avanti nella conoscenza? Ciao Chiara, grazie per la domanda. Prima di risponderti, però, faccio giusto una precisazione. Noi il decadimento non possiamo vederlo al microscopio, ma possiamo vedere solo gli effetti che questo decadimento ha. Quindi ci serve misurarlo per tante volte proprio per vedere una struttura. La domanda a cui questa misura vuole rispondere è di fisica fondamentale. Che tipo di particella sia il neutrino? Sappiamo che i neutrini hanno una massa, che sono una delle specie di particelle più diffuse nell'universo. Siamo riusciti ancora a dargli una rappresentazione chiara, se non mettendo assieme pezzi diversi di diverse teorie. Fare questa misura consentirebbe di creare una teoria più organica dei fondamenti della materia. Consente poi di fare dei salti grossi in diversi campi, ad esempio in astronomia. E chi lo sa cosa può portare poi lo sviluppo tecnologico necessario a effettuare questa misura. Le ricadute sono più sul lungo periodo. Nell'immediato questa misura consentirebbe di inserire una teoria che aspira a rappresentare tutto l'osservabile, una sorta di teoria del tutto, come ha detto qualche volta Stephen Hawking in alcuni dei suoi libri. Un libro, due libri che ti hanno in qualche modo segnato nel passato o adesso? Allora, un libro che ricordo ancora con piacere, che ogni tanto sfoglio, La fisica dei supereroi di James Catalios. Lui è un professore americano che ha fatto questo ciclo di lezioni spiegando la fisica tra i personaggi dei fumetti. E sì, all'epoca delle superiori mi piace tantissimo. È molto dinamico, spiega tutte le cose nel dettaglio senza dire cose sbagliate, ma in maniera molto simpatica e dà una visione di insieme, perché fa tutta la fisica in un libercolo. Un altro libro molto bello è Dal Big Bang ai Buchi Neri di Stephen Hawking, molto più raffinato e complesso forse di quello di Catalios, a vedere la visione di insieme più grande e tutti i problemi filosofici teorici che stanno dietro a un'interpretazione della realtà. Tutti quelli di Stephen Hawking sono molto belli. Quello in particolare è molto piccolo, molto facile da leggere, sì, passa via, però fa sorgere delle domande grandi. Un autore che ho amato da sempre, talmente attuale anche oggi, è Asimov. Suggerirei veramente di leggere i suoi libri, insomma, sono tutti in qualche modo collegati l'uno all'altro. La sua visione del futuro è talmente adesso attuale, è sorprendente quanto quest'autore abbia scritto questi libri 70 anni fa, una visione così chiara del futuro che si sta realizzando. Grazie Chiara, grazie Mattia. Alla prossima puntata con L'alba dei ricercatori.